comincio un pochettino pure io a semplificare quello che è già stato abbastanza ben detto sia dai video che dal dottor Cosentino. Quello che mi, cioè, mi pregio di darlo è quello di aver semplificato e io cercherò di fare questo oggi. Partiamo da un presupposto, una frase: permettetemi di emettere moneta e me ne fischio di chi ne fa le leggi. Un Rothschild, un banchiere del 1700. Cioè, cosa significa questo? Che il potere di emettere moneta è il potere di comprare tutto, anche la democrazia. Quindi abbiamo capito che è un enorme potere. Oggi abbiamo un debito pubblico che sfiora i 1970 miliardi, più o meno, siamo giù di lì. Un'economia completamente basata sul debito. Gli Stati Uniti d'America, la più grossa economia del pianeta, hanno di pari passo il più grosso debito pubblico del mondo. Cioè, cosa significa? Più produciamo, più ci indebitiamo. Non è assurdo questo, no? Questo per quanto riguarda gli Stati. Cioè, tutti gli Stati sono indebitati. Ma anche poi i privati sono indebitati. Sono indebitati poi i vari ministeri, la sanità è indebitata, i comuni sono indebitati. Cioè, non è possibile. C'è qualcosa che non va, allora me lo sono chiesto pure io. Ma chi li dobbiamo dare questi soldi? Cioè, è strano, no? È strano. Qualcosa non quadra. Il professor Righi si è posto, prima che l'economista, da giurista sulla moneta. Perché? Perché non c'è solo un pezzo di carta. Cioè, questo che cos'è? Questo è 50 euro, ma io vedo un pezzo di carta. E ha detto, perché non c'è più l'oro dietro, che nel 1971, con la fine degli accordi di Bretton Woods, è cessata la copertura in oro. L'ultima moneta che aveva copertura in oro era il dollaro. C'è stato quello, in fondo il dollaro, quindi era con Bretton Woods, quindi sono 40 anni che ora la moneta, cioè la carta moneta è solo carta. E allora, pensiamo una cosa. Il professor Righi con questa frase faceva comprendere questo messaggio. Se noi mettessimo un governatore in una banca centrale a stampare moneta in un'isola deserta, il valore non nascerebbe, perché manca la collettività che l'accetta. Cosa significa questo? E se manchiamo noi, che accettiamo e per convenzione diamo valore a questa moneta, non se ne fa niente questo governatore di questa banca centrale, di questa moneta. Quindi non esisterebbe ricchezza in un mondo di morti. Perché? Perché è l'uomo la prima fonte di ricchezza. Cioè, l'uomo con la sua conoscenza, con il suo sapere, con la sua filosofia, con la sua poi filosofia applicata, costruisce, crea aziende, crea beni, servizi. È la prima fonte di ricchezza. Poi convenzionalmente ha creato la moneta, no? La moneta, come diceva Aristotele, è il metro che misura il valore delle cose. Quindi, facciamo un esempio, diciamo. Mi aiuto con il mio libro. Se io sono colui che ha creato questo bene per il valore, ad esempio, di 10 euro, no? Questo è il mio primo bene che ho creato. Poi creiamo questo altro bene, che è convenzionale, però è carta fondamentalmente. Il mio lavoro sta in questo. Okay. Questo qui occorre solamente un tipografo. Bene? Occorre un tipografo che stampi questo pezzo di carta. Ecco il lavoro che fanno i banchieri centrali, i tipografi. Perché questa moneta, quando la creano, non la accreditano allo Stato, ai cittadini, ma ce la debitano. Cosa significa? Se ce la debitano, loro si sono appropriati del valore monetario, una prima questione. Seconda questione, se questo è 10 euro, essendo i proprietari di questo 10 euro che rappresenta il mio libro, indirettamente sono diventati proprietari anche del mio libro. Quindi ecco perché attraverso una leva finanziaria collegata poi alle multinazionali, questi signori dell'alta finanza sono diventati reali padroni
di tutto ciò che ci circonda, e le multinazionali direttamente legate ai problemi finanziari. Quattro multinazionali posseggono il grano di tutto il pianeta. Poche multinazionali stanno facendo la lotta per l'acqua, per il futuro dell'acqua potabile. Poche multinazionali hanno il petrolio, l'energia, cioè è chiaro. Ecco che poi direttamente e indirettamente diventano proprietari dei veri beni e della vera ricchezza che produce l'uomo. Se questa moneta, sì, alla fine poi lasciamo spazio alle domande. No, perché così poi rispondiamo. Sì, sì, poi finiamo la conferenza e poi gentilmente faremo aperte alle domande. Se questa moneta la crea lo Stato, anche una banca privata, come diceva il professor Rovini, l'importante è che sia accreditata, cioè deve essere di proprietà del portatore, non ci deve essere addebitata. Tanto è vero che se 10 euro, 100 euro la creiamo noi in qualità di Stato, abbiamo 100 euro di credito. Nel momento in cui ce l'ha preso un organismo privato, abbiamo 100 euro di debito nei confronti di questi organismi privati. Questo qui sono gli azionisti della Banca d'Italia, è stampato direttamente dal sito ufficiale della Banca d'Italia, inutile che ve lo leggerete, sono tutte banche di assicurazione private, Intesa San Paolo, Unicredit, Assicurazioni Generali, Cassa di Risparmio, solo il 5% è in mano all'Inps. Che cosa significa questo? Che un sistema che ti dice di diritto pubblico crea moneta. Noi, per recepire e prelevare moneta dal mercato, in qualità di Stato possiamo mettere un altro tipo di carta, titoli di debito pubblico, ma sono sempre carta. Li mettiamo all'asta e reperiamo moneta dal mercato. Non so se è chiaro il concetto, pagando degli interessi. Scusate, ma qual è la differenza tra un pezzo di carta moneta e un titolo di debito pubblico? La carta moneta stampata dalle banche centrali viene fatta l'opera tipografica. Il titolo di debito pubblico rappresenta il nostro sudore e il nostro lavoro. Noi su un debito pubblico di 1.270 miliardi paghiamo 80 miliardi di interessi all'anno. Da dove vengono questi soldi per pagare gli interessi? Dalle nostre tasse, semplicemente. Circa il solo il 20% delle nostre tasse serve a coprire gli interessi che il debito pubblico crea. Non ad abbassare il debito pubblico, a pagare gli interessi. Cioè, cosa significa questo? Che abbiamo una moneta in affitto. Cioè, non è nostra moneta. Perché noi ogni anno paghiamo degli interessi sulla moneta. Chiaro questo concetto? Quindi significa avere in affitto momentaneamente mia. Ma la collettività tutta è indebitata all'origine. Oggi un bambino appena nasce ha quasi 35.000 euro di debito sulle spalle. Non credo che sia normale. Che speranza di vita diamo a un bambino appena nasce, che nasce già col debito? Andiamo su alcuni fatti tecnici. Una 50 euro. Qua, dove c'è scritto BCE nelle varie lingue, troverete un piccolo cerchietto con una C. Sapete cosa significa? Copyright. Prima, almeno nelle nostre lire, c'era il governatore, c'era almeno Banca d'Italia, pagato il portatore da 10.000 lire. No, ora c'è il copyright. Per evitare che siano copiati, perché sennò ce lo potremmo copiare noi. Costa pochi centesimi. Immaginate voi la 500 euro stampata, costa pochi centesimi. Noi per avere questa 500 euro dobbiamo emettere il titolo di debito pubblico del valore di 500 euro, più gli interessi. Significa che noi, quel titolo di debito pubblico rappresenta il nostro lavoro. Qui invece hanno fatto tutti i conti. Però qual è la cosa strana? Perché sulle monetine da 1 euro e da 2, ad esempio, la sovranità monetaria è rimasta proprio in qualità di Stato. Se no, voi prendete le monetine da 1 euro e da 2, c'è scritto Repubblica Italiana, RI. Lì le poniamo noi con la Z, non ci indebitiamo con nessuno. Ci fu un'iniziativa, l'ha detto pure tra Tremonti e Giusenberg, perché Tremonti voleva che si stampassero le monete da 1 euro e da 2 anziché coniarle in metallo che costavano troppo, stamparle in carta. Giusenberg gli disse all'epoca, signor Tremonti, lei stia attento, all'epoca governatore della Banca Centrale a Giusenberg, disse state attenti che così però perdete il diritto al signoraggio. Lo disse testualmente. Quindi
la, noi abbiamo la sovranità monetaria sulle monetine, però costa più creare una monetina che il suo valore nominale. Okay? Una banconota, immaginate da 50, da 100, da 500 euro, immaginate i conti correnti digitati solamente sui computer, non costano nulla. Quella è la differenza, signoraggio, a parte gli interessi. Okay? Perché poi alla fine c'è chi dice che il signoraggio non esiste, è una partita di ritorno, però okay, avete ragione, gli interessi. Perché io devo pagare degli interessi su una cosa che mi potrei produrre io, che deve rappresentare sempre un bene, un servizio, o il numero di abitanti? Un bambino appena nasce è anche un consumatore, ha diritto al suo reddito di cittadinanza. Vogliamo tornare un po' indietro? Proviamo un esempio. Queste 500 lire, molti di voi se la ricordano. Questa era un esempio di sovranità monetaria. Perché la differenza tra le 500 lire sono quelle cose che passano, sai, sotto il naso, non ce ne accorgiamo, così, subliminali. Qui c'è una cosa fondamentale. C'era scritto su queste 500 lire, Repubblica Italiana. E numerata. Erano anche numerate. Biglietto di stampa a corso legale, era stampato dalla Gazzetta, non ci indebitavamo con nessuno. Cioè, cosa significa questo? Che lo Stato deve acquisire la sovranità monetaria. Lo Stato è un fantasma giuridico, come sono le SPA, tutte queste. Fondamentalmente lo Stato siamo noi, siamo. Quindi dovremmo ritornare a recuperarci dalla possibilità di mettere moneta, sempre in maniera equilibrata rispetto ai beni e servizi. Okay? Non possiamo nemmeno strappare moneta che non è rappresentata pure da beni e servizi dal numero di abitanti, perché lì poi è il fenomeno dell'inflazione. Però se ogni moneta ha un suo rappresentante, cioè con dei beni e servizi, non si inflaziona. Cioè, come dire, trapando, cioè, non creare moneta significa, come dire, per un ingegnere che non può fare strade per mancanza di chilometri. Cioè, non è. Se c'è, ad esempio, bisogna fare un'opera pubblica, ci sta la disoccupazione, quindi ci stanno gli operai, ci stanno le materie prime, ce l'abbiamo, mattoni, cementi, tutto quello che serve, serve semplicemente per creare la moneta che mette in comunicazione gli operai con, voglio dire, con la materia prima, e costruiscono uno stabile, un palazzo, un ponte. Chiaro? Il sistema del debito è un sistema creato ad arte per conquistare i popoli ancora prima delle guerre, come hanno fatto con i paesi del terzo mondo. Così è avvenuto oggi, va bene, in Europa. Il professor Rizzo denunciò già 10 anni fa. Denunciava tutte queste cose, i suicidi dei insolventi, i imprenditori che si suicidano, cioè, le denunciava, le diceva. Fatto di ultima, viene morto un altro, è suicidato, dove era caro. Quindi è cosa già da risaputa a chi conosceva i meccanismi. Allora, dottor Cosentino ha detto, ci abbiamo provato con le strade, in effetti, come vuol dire un fantasma. Facciamo cultura, dobbiamo aumentare cultura nelle piazze, abbiamo qui rappresentanti dei popoli di primi, cioè abbiamo i ragazzi in Forza Nuova, abbiamo il CNA, Confartigianato, cioè dico il gruppo degli artigiani. Dobbiamo prendere consapevolezza. Io vengo dal mondo degli artigiani, non mi parlo di un artigiano, capisco, quindi sono il primo che sta in mezzo a queste cose. Se non prendiamo consapevolezza noi, non usciremo mai fuori. E dobbiamo dare atto a questi signori che grazie alla nostra inerzia questi signori hanno fatto quello che hanno potuto fare. E ci dobbiamo prendere molto di fronte noi, giusto? Perché se le vediamo sempre. Quindi, abbandoniamo un pochettino la televisione, tutto quello che ci dicono, i mass media, i vari grandi fratelli, le varie televisioni, e dobbiamo diventare un po' attivi. Ci dobbiamo riunire, associazioni di condominio. A me mi hanno criticato tante volte se andavo a parlare da una parte o dall'altra, sai, varie. Questa è una lotta trasversale, bisogna andare da destra a sinistra, io ho sempre detto che se mi chiamano nelle riunioni di condominio io ci vado volentieri. Quindi dobbiamo veramente fare opera di diffusione dell'informazione. Io mi sono prestato con questo mio romanzo, La moneta di Satana, perché il titolo? Perché fondamentalmente i popoli percepiscono queste verità. Quindi hanno sempre detto, io mi ricordo, i soldi sono del diavolo. Ma capiamo perché questi soldi sono del diavolo, perché hanno il segno meno, il segno del debito, il segno dell'usura. Questa è usurocrazia. Se noi invertiamo, i soldi sono utilissimi, perché i soldi sono come il sangue. Il sangue porta ossigeno al corpo, i soldi portano potere d'acquisto. Nella società, quindi tra i vari componenti, artigiani, liberi pensatori, professionisti, devono far comunicare le loro merci e servizi,
serve il denaro che porta il potere d'acquisto da una parte all'altra. Ecco perché il sangue serve. Faccio due esempi e poi concludo per semplificare un po' la situazione. Oggi immaginiamo che abbiamo lo Stato italiano seduto su una barella allo stato terminale e che gli immette sangue in una macchina esterna, che sarebbe la BCE. Se oggi decide questa macchina esterna di chiudere il credito, siamo falliti, come capitò l'Argentina. Questi signori, in un gioco dell'inflazione e della deflazione, creano ricchezza e povertà. Quando uno, nel periodo del facile credito, gli artigiani investono, creano aziende, creano, possiamo case, poi chiudono i rubinetti, non riescono più a pagare i mutui che si sono esposti, intervengono e prelevano tutta la vera ricchezza del pianeta. E le vere ricchezze, le case, le fabbriche. Quindi, noi stiamo in questo stato, con una macchina esterna che ci pompa sangue. Poniamo ora l'esempio, faccio l'esempio sempre della partita di calcio per comprendere, no? Immaginiamo che io sono l'organizzatore di una partita di calcio e devo organizzarla, quindi devo pagare i calciatori, devo pagare lo stadio, devo pagare l'illuminazione, devo pagare tutto. Vado da un amico tipografo e gli chiedo di stampare i biglietti da vendere al pubblico pagante. Ora, le due metafore servono a capire questo. Mettiamo caso che il tipografo, quando questo amico vado a chiedere quanto costa il suo operato, mi chiede 10 euro per ogni biglietto. Non mi chiede il costo di stampa del biglietto, cioè mi chiede il valore nominale che ha messo sopra. Il vero valore però non sta nel tipografo che ha stampato i biglietti, ma sta nell'organizzazione della partita di calcio, nel pagare i calciatori, nel pagare le luci, lo stadio, il pubblico pagante. Ecco, quella partita di calcio sarebbe noi lo Stato. Però il mio amico tipografo in questo caso si è comportato come le banche centrali. Ecco dove sta l'assurdo, è l'assurdo che diventa realtà. Oggi gira un tasso, cioè la moneta che gira ha un tasso di usura del 200%, perché se la moneta la creiamo noi abbiamo un 100% di credito, siccome ce la prestano abbiamo un 100% di debito, il differenziale è del 200%. E allora non usciremo mai fuori in questo caso, dobbiamo riappropriarci della sovranità monetaria. Io voglio chiudere con una frase del professor Luridi che ci rincuora: siamo destinati a vincere perché questa battaglia porta con sé la forza della verità. Io ho finito.